Immigrati e integrazione sociale. A Quarto l'associazione Arco Iris accorcia le distanze tra la comunità locale e i numerosi stranieri che arrivano in Sardegna o che già da tempo vivono nel territorio cagliaritano. È così che madri e figli frequentano lezioni di italiano al fine di imparare al meglio la lingua, primo ostacolo da superare per poter interagire e muoversi in un paese del tutto nuovo. L'associazione Arcoiris Onlus è un'associazione femminile multietnica di volontariato che nasce nel 2001 a Quarto Sant'Elena con 12 socie proveniente da diversi paesi. Come dico, l'associazione è un'associazione multietnica, ci sono donne straniere. E realizziamo attività e progetti rivolti agli immigrati. Come in una sorta di famiglia allargata, le socie di Arco Iris accompagnano gli immigrati passo per passo nel cammino dell'integrazione. Compilare i documenti, sapere quali servizi offre il territorio, leggere, parlare, scrivere, cucinare, insieme. La regola è condividere per imparare. Le attività sono attività di integrazione sociale e di multiculturalità. Tra le attività che si realizzano nell'associazione sono le attività di accoglienza, orientamento, informazione sui servizi nel territorio. Questa immigrazione di questi anni, molte donne sono donne preparate, vengono con un bagaglio dietro, cioè hanno un titolo di studio, perciò si trovano nella difficoltà di lavorare o di fare lavori del quale loro non erano preparate. Grazie al lavoro quotidiano delle socie e di tutti i volontari, il processo di integrazione va avanti senza grandi ostacoli e in modo naturale. Chi viene ci porta un libro, ci regala dei libri proprio per i ragazzi di lingua italiana, chi si offre come volontario a fare il volontariato in associazione proprio per aiutare a questa difficoltà, proprio a inserirsi dentro di un contesto che a volte non ci appartiene, però che ora per ora fa parte di questa nuova giovane generazione.